basta giallo. Ma come, tu mi dici sempre basta quello, basta quello e poi è tutto bianco. Troppo rosa adesso. No? Sì, un In questo caso, nel caso diciamo, delle storie dei ragazzi che passano attraverso questo centro, uno chiaramente si deve domandare in che modo interagire su uno spazio. Già è una domanda che uno si fa quando lavora in uno spazio pubblico, perché non è una tela dentro uno studio, ma è un muro, una storia, dei colori, delle persone che ci abitano dietro. E chiaramente non potrei disegnare la stessa cosa in Australia o in Marocco, no? In questo caso ovviamente il problema che io mi sto ponendo è in che modo poter comunicare con i ragazzi e magari trattare dei temi attraverso l'arte che possono essere in qualche modo magari metaforizzati, non so come dire, affrontare dei temi che, come quello del viaggio, che può essere anche un'altra cosa da un ricordo, no? Quindi in fondo dobbiamo riguardarci da, anche da quale sponda siamo, di chi vede che arriva qualcosa che magari è tragico, di invece chi vede una speranza per il futuro. Una città vista dall'alto, vista dalla prospettiva di chi viaggia in cerca di una nuova opportunità di vita. Questa è la visione di Alice Pasquini, una delle pochissime street artist italiane di fama internazionale, annoverata tra le più importanti al mondo e chiamata dalla Caritas Roma per dare vita ad un muro del cortile interno del centro per minori in zona Tiburtina. Aiutata dai ragazzi e ospiti, ha trasmesso loro un po' della sua arte. Ognuno tira fuori poi la sua personalità, c'è chi lo fa come un ingegnere facendolo verticale, preciso, c'è chi comincia a tirare fuori il colore e quindi a spruzzarlo in tutti i lati, e questo è divertente perché il colore appunto è molto a volte terapeutico, no? Determinati colori hanno anche una forza di influire su di noi e tornare a un aspetto anche un po' dell'infanzia, dove ognuno di noi poi ha dipinto su un muro, probabilmente è un modo più spontaneo per approcciarsi all'arte senza pensarla come una cosa sacra, no? Ma appunto ha la possibilità di avvicinare proprio l'arte all'altezza dei tuoi piedi, perché è al tuo muro. Alice Pasquini ha realizzato più di 1000 opere pubbliche in ogni parte del pianeta, dal Marocco all'Australia, dalla Francia alla Russia. Come street artist è attiva da oltre 10 anni, nel corso dei quali ha dipinto opere pubbliche di enormi dimensioni, ma anche piccoli capolavori disseminati in angoli nascosti di molte città. L'idea di chiamare proprio lei nasce dal desiderio dei ragazzi ospiti di imparare ad esprimersi attraverso i colori, di parlare della loro vita attraverso un muro. Avevamo il piacere di far parlare questo muro perché i ragazzi spesso disegnavano, facevano delle cose su questo muro, esprimevano anche quelle che erano emozioni, a volte pensieri, pensando a chi poter aiutare i ragazzi a tirar fuori i pensieri ed emozioni. Abbiamo pensato ad Alice perché Alice è una persona che ha una profonda capacità di far parlare i muri, ma anche di far sì che le emozioni che legate anche al viaggio dei ragazzi potessero venire fuori, alle ferite che questi ragazzi si portano dentro, però in forma artistica, in forma delicata, come lei è capace di fare, quindi di far sì che ci fosse un piccolo viaggio che i ragazzi riescano a compiere in questi giorni attraverso l'arte, attraverso quella che è il laboratorio che lei di fatto sta costruendo con loro.